Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora una volta su Honkai Star Rail per parlare di un altro personaggio 5 stelle, uno dei, ovviamente, dei personaggi rilasciati all'inizio del gioco, ovvero Yan Qing. Yan Qing è un personaggio che inizialmente, devo ammettere, non mi aveva dato grosse soddisfazioni e non mi aveva neanche entusiasmato più di tanto. Adesso invece lo sto piano piano buildando, lo sto piano piano conoscendo meglio e devo dire che effettivamente qualche soddisfazione me l'ha data. Ed è proprio per questo che oggi voglio parlare appunto di questo personaggio insieme a voi. È un personaggio di tipo ghiaccio della classe Hunt, quindi è prevalentemente un single target, quindi farà danni per lo più single target, e anche lui comunque sfrutta diverse meccaniche interessanti all'interno del gioco che andremo a vedere poi verso la fine del video. Per quanto riguarda le armi e la sua build, ovviamente il consiglio principale è utilizzare come arma 5 stelle, come terza posizione, ho messo il Cruising in the Stellar Sea, che è praticamente l'arma 5 stelle gratuita che è possibile ottenere tramite l'Erta Shop. Quindi avere un'arma 5 stelle gratis per un personaggio è comunque tanta roba, dove praticamente abbiamo l'incremento del crit rate dell'8, 10, 12, 14 o 16%, e con l'incremento del crit incremento del crit rate contro nemici che hanno HP al di sotto del 50% di un ulteriore 8, 10, 12, 14 o 16%. Quindi andiamo ad incrementare il nostro crit rate in base anche agli HP dell'avversario. Inoltre, quando il nostro utilizzatore, cioè quando l'utilizzatore di questa Lightcon sconfigge un nemico, incrementa il proprio attacco del 20, 25, 30, 35, 40% per due turni. Quindi non è affatto male, soprattutto per essere gratis e per essere una 5 stelle, direi che è una scelta molto molto valida. Come seconda opzione invece metto Sleep Like the Dead, che è la sua proprio arma 5 stelle, proprio l'arma specifica di Yan Qing, che ci consente appunto di incrementare il crit damage, in questo caso del 30, 35, 40, 45 e 50, e questo capiremo il perché quando andremo ad analizzare main stats e soprattutto i talenti. Quindi aumenta di base il crit damage, e inoltre quando l'utilizzatore utilizza l'attacco, la skill o l'attacco normale dell'utilizzatore non effettuano un colpo critico, abbiamo la possibilità di aumentare il crit rate del 36, 42, 48, 54, 60% per un turno. Questo effetto però può essere attivato una sola volta ogni 3 turni. Quindi che cosa succede? Che se noi non crittiamo, aumentiamo il crit rate. Quindi è molto probabile che il prossimo colpo diventi per l'appunto critico. Ecco perché appunto viene incrementato il crit damage di base, anche perché poi veniamo aiutati successivamente. E non è affatto male. La prima scelta è ovviamente l'arma. La prima scelta è ovviamente l'arma di Zila. Zila è un'arma incredibilmente forte. Ultimamente le armi di Hunter, Erudition e Destroyer in questo caso sono veramente forti, c'è poco da fare, hanno degli effetti molto 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 particolari che aumentano il DPS e aumentano la potenza di fuoco del personaggio in maniera scandalosa. Anche in questo caso abbiamo un incremento del crit rate del 18, 21, 24, 27, 30%. E inoltre, quando l'utilizzatore in battaglia sta combattendo ovviamente, e quindi abbiamo la possibilità di incrementare la sua potenza, la incrementiamo per ogni 10 punti di speed che superano i 100. Quindi nel momento in cui noi andiamo a 100 abbiamo tutti i punti a 10 a 10 che si andranno ad accumulare, che incrementeranno la potenza dell'attacco di base e della skill del 6, 7, 8, 9, 10%, e soprattutto andiamo ad incrementare il crit damage dell'ultimate del 12, 14, 16, 18 o 20%. Questo effetto può staccare per ben 8 volte. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, man mano che diventiamo veloci o in un qualche modo sfruttiamo la nostra speed, abbiamo praticamente potenza di fuoco aggiuntiva. Quindi più siamo veloci e più riusciamo a fare danni.
è una cosa veramente ottima, perché comunque la speed è una stats che sicuramente andremo a cercare su Yanqing, però faremo attenzione anche a come builderemo in generale il nostro personaggio. Infatti, per quanto riguarda il set di artefatti che personalmente preferisco sul personaggio di Yanqing, sono i 4 pezzi del set Hunter of Glacial Forest, che ci consentono di aumentare il danno di tipo ghiaccio del 10% con i 2 pezzi. Con i 4 pezzi invece, ogni volta che utilizziamo l'ultimate, il nostro crit damage è incrementato del 25% per 2 turni. Questo set è praticamente perfetto per Yanqing, anche perché, come scopriremo successivamente, tramite l'ultimate il nostro Yanqing aumenta crit rate e crit damage da solo, quindi avere la possibilità comunque di incrementare ancora di più il danno fa solo ed esclusivamente comodo. A questo però si può mettere una pezza, soprattutto all'inizio del gioco, dove ovviamente non si farmano artefatti, perché non conviene farmare artefatti prima di almeno aver raggiunto il rank 40-45, e in questo caso abbiamo la possibilità di reinserire i 2 pezzi del Musketeer, che è praticamente il bonus, diciamo, è il set Jolly, che può essere utilizzato praticamente su tutti i personaggi che devono fare danno, in combinazione con il 2 pezzi ovviamente sempre del Glacial Hunter. Quindi avere praticamente in combinazione 10% di attacco in più e 10% di danno ghiaccio in più, in modo tale da avere praticamente un bonus fisso senza dipendere né da ultimate né da altri settori. Quindi è molto comodo, soprattutto per una questione di, come dire, di staticità o comunque di semplicità del personaggio, ecco, senza buildare in maniera troppo complessa. Per quanto riguarda invece il Planar Ornament, il consiglio è Space Sealing Station, perché abbiamo ovviamente l'incremento di base del 12% d'attacco, e inoltre se la nostra velocità raggiunge il 120 o superiore, ovviamente abbiamo un ulteriore incremento dell'attacco del 12%. Questo in riferimento a quello che vi ho detto prima. Specialmente se utilizzate l'arma di Zila, questo planar è comunque buono. Si potrebbe utilizzare anche il salsotto, che è quello che aumenta appunto l'ultimate e il follow up, perché comunque Yanqing possiede anche un follow up quando il nostro crit rate supera il 50%. Però se si tende a sfruttare un Yanqing che faccia danni e che soprattutto sia rapido nell'esecuzione delle sue mosse, bisogna puntare di più sulla speed. Questo dipende comunque molto anche da come giocate voi e da quello che avete trovato voi, perché se avete equipaggiato Yanqing con la sua arma o con l'arma 5 stelle di Herta, sicuramente si potrebbe azzardare anche un salsotto al posto dello Space Station. Però, dato che la build migliore predilige comunque l'arma di Zila, perché appunto l'arma di Zila permette di diventare forti man mano che si diventa veloci, quindi più siamo veloci, più siamo forti e più facciamo danni, quindi io mi vado ad appoggiare di più a quella scelta. Ma vi ricordo anche che, non avendo ovviamente la possibilità magari di avere l'arma di Zila, o comunque avere l'arma di Zila e sfruttarla comunque sul personaggio stesso e non su Yanqing, abbiamo la modalità alternativa per buildarlo. Quindi ricordatevi che si può utilizzare anche il salsotto e puntare, così come vi sto facendo vedere io, anche al crit rate. Perché per quanto riguarda le main stats, dobbiamo parlare appunto di come state buildando il vostro personaggio. Il mio consiglio è andare sempre su crit rate, crit damage, in base ovviamente alla vostra scelta. Quindi se utilizzate il salsotto andate di crit rate, se utilizzate l'altra build, quindi con attacco aumentato, arma di Zila, artefatti 4x del Glacial Hunter, andate di crit damage ovviamente. Per quanto riguarda i piedi, attacco e speed vanno bene entrambi. L'attacco, perché comunque sia il follow up di Yanqing è comunque basato sull'attacco, e quindi noi dobbiamo basarci praticamente molto sull'attacco di Yanqing, soprattutto se non buildiamo in speed. Quindi se non abbiamo la necessità di buildare in speed, buttiamoci sull'attacco. Se invece vogliamo buildare su speed, andiamo su speed, e ovviamente cambiamo poi in alternativa in base a quello che vogliamo fare.
fare. Planar Sphere, ovviamente Ice Damage, e Link Rope, come sempre, Energy Regen Rate o attacco in percentuale. Quindi sono praticamente il Planar e il Link saranno quasi sempre uguali su tutti, però quello che è il body e il fit si possono comunque sia discutere e argomentare in base a come volete buildare il personaggio. Quindi vi ricordo che avete a disposizione crit rate, crit damage o attacco speed in base a come volete incentrare il vostro Yanqing. Le substats ovviamente non differiscono molto perché vado a mettere come privilegio sempre crit rate damage in base sempre a come buildate il personaggio, attacco in percentuale migliore di speed perché comunque buildare in speed Yanqing è molto difficile, soprattutto se state buildando o avete già buildato Zila in quel determinato modo. Quindi magari optare su un Hunter attacco based è, diciamo, valido, è comunque valido rispetto a una Zila che comunque va buildata necessariamente su speed, mentre invece Yanqing può sfruttare tranquillamente anche l'attacco. Poi ovviamente speed break effect, che sono gli effetti migliori che si possono effettivamente utilizzare sul personaggio in questione. Per quanto riguarda invece i talenti e le skill da aumentare, in prima posizione metto il suo talento che si chiama One with the Sword, dove praticamente abbiamo l'attivazione di Soul Steel Sync, che è un buff che praticamente Yanqing ottiene tramite la sua skill, che gli consente di essere attaccato meno dagli avversari. Quindi questa già è una peculiarità del nostro personaggio, che non viene targettato spesso dai nostri avversari. Inoltre il crit rate viene incrementato del 15% e il crit damage viene incrementato del 15%. Inoltre, dopo che Yanqing effettua l'attacco verso un nemico, c'è un 50% di possibilità di lanciare anche un follow up. Questo follow up effettua danni di tipo ghiaccio pari al 25% dell'attacco di Yanqing. Ecco perché appunto l'attacco su di lui è molto importante, soprattutto per fare danni con questo follow up, che inoltre ha il 65% di possibilità di frizzare il nemico per un turno. Ovviamente il nemico frizzato non potrà agire per il turno successivo e riceverà danno da congelamento, che in questo caso sarà pari al 25% dell'attacco di Yanqing all'inizio di ogni turno. Inoltre, quando Yanqing riceve danno, questo buff di Soul Steel sparisce. Ecco perché il talento di Yanqing è fortissimo, perché ci fa attaccare meno, aumenta crit rate, crit damage e inoltre ci consente praticamente di frizzare il nostro avversario a ripetizione. Quindi un talento molto 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 utile e molto molto forte. Successivamente invece andiamo con la skill, perché per l'appunto la skill incrementa il crit rate del 60%. Inoltre, quando Soul Steel, in questo caso, che è il buff di cui abbiamo parlato prima, è attivo, incrementa il crit damage di Yanqing di un altro 30% per questo turno. Inoltre, effettua danno di tipo ghiaccio pari al 210% dell'attacco di Yanqing al single target. Quindi anche la skill è molto molto forte, perché appunto si riesce a incrementare il danno, si riesce appunto ad incrementare il crit rate, crit damage e tutto quello che possiamo fare, quindi veramente tanta bella robetta. E poi infine andiamo con la skill che attiva Soul Steel, quindi ovviamente ci consente di di attivare Soul Steel qualora l'abbiamo perso ed effettuare anche un danno di 110% in base all'attacco di Yanqing. Quindi ovviamente lo metto come ultimo posto semplicemente perché riusciamo a fare molti più danni e ovviamente abbiamo un'utilità più grossa tramite la skill e l'ultimate per quanto riguarda il personaggio di Yanqing, e poi invece avere la skill che ci consente di attivare comunque questo buff molto importante per il nostro personaggio ci permette di essere completi al 100%. Quindi è un personaggio che comunque bisogna saper utilizzare, bisogna saper anche proteggere da un certo punto di vista, perché è vero che lui comunque viene targettato meno, però se si posiziona vicino a un tank o comunque sia viene attaccato da un danno AOE, giustamente non possiamo farci nulla.
Quindi dobbiamo in un qualche modo tutelare questo personaggio, perché più non viene attaccato e più diventa forte. Questo è in soldoni quello che il nostro Yanqing è in grado di fare. Detto ciò, non credo che ci sia altro da dover sottolineare e da specificare, quindi spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate, come avete buildato il vostro Yanqing, ed io come sempre vi aspetto con un prossimo appuntamento qui sul canale YouTube oppure a partire dalle 21 sul mio canale Twitch quasi tutti i giorni. Vi saluto e vi ringrazio ancora. Bye bye!